Slitta tutto all'8 maggio. La vertenza Faist di Ceratina di Lanciano, scoppiata all'improvviso sotto la neve dell'inverno, scala di qualche settimana. Soddisfatti i sindacati e lavoratori. Nell'ordine Amedeo Nanni della FIM CISL, Emanuela Ricci, ex direttore di stabilimento. Ieri primo risultato ottenuto. Infatti, in videoconferenza con la mediazione dell'assessore Fioretti, siamo riusciti a scongiurare i licenziamenti che dovevano partire già da lunedì, ottenendo un ulteriore incontro per il giorno 8 aprile e allungando così la procedura di un mese. Siamo stati sempre nel pomeriggio convocati anche dal senatore D'Alfonso, al quale abbiamo chiesto di intervenire con il governo a tutela dei lavoratori e del territorio. L'avvento della pandemia di sicuro non ha semplificato le cose per noi ragazzi della Faist Sangro. Abbiamo corso il rischio di essere ulteriormente penalizzati. Quello che è accaduto ieri quindi è sicuramente qualcosa di positivo. Aver ottenuto un mese di proroga ci dà la possibilità di portare avanti delle azioni oggettive nel nostro diritto di difesa, e di sicuro ci sentiamo in dovere di ringraziare la buona politica, il sindacato e tutti coloro che si sono impegnati e che continuano a farlo e a darci supporto.